L'ultimo libro che ho pubblicato si intitola Canto degli alberi. L'ho scritto nei due mesi e mezzo del lockdown. Io mi trovavo in una casa sconosciuta, da solo, e prigioniero come molte tutte le altre persone. E come a volte quando si è prigionieri si cerca di evadere. E se tu non puoi evadere in un modo, evadi in un altro, e io ho cercato di evadere andando verso un mondo muto che in genere non si vede, non si considera, come quello degli alberi, con i quali ho stabilito anche un legame più profondo di quello che avevo mai avuto nel resto della mia vita. I libri non sono tutti uguali, diciamo così, che ci sono, no, non sono come un insieme matematico. Diciamo che a volte attraverso la letteratura, la saggistica, possono passare delle cose di una straordinaria importanza per la nostra vita. Io ho conquistato per conto mio, dopo un lungo tempo, la conoscenza della letteratura e della saggistica, perché non ho fatto un percorso regolare, diciamo, e quindi come le cose trovate, conquistate con grande fatica, sudore, sangue, per me ha un valore inestimabile. E questa è una domanda difficile, perché diciamo che non lo so con esattezza. Alcuni dicono di saperlo, dicono il libro rimarrà sempre, perché diciamo così è una forma elementare che tu te la puoi portare dappertutto senza nessun supporto tecnico, tu te lo metti in tasca, mentre invece se vuoi avere un computer o forme devi avere dei supporti. Quindi è una forma elementare, indistruttibile, eccetera. Io non lo so se sarà così, però una cosa così mi pare di poter dire, e cioè che qualunque sia la forma che assumerà ciò che adesso si esprime attraverso i libri e la forma cartacea, io credo che ci sia un elemento così connaturato alla nostra vita umana e anche di specie da risultare indistruttibile. Poi se al posto del libro tutto mi verrà dato attraverso un raggio di luce o altre forme che non riesco a immaginare, io non lo so, ma anche la musica di Beethoven, allora c'era una grande orchestra, però io adesso la posso anche ascoltare in un auricolare mentre corro, eccetera. Quindi non so cosa sarà, però credo che ciò che è indistruttibile non verrà distrutto. Ma io credo che se noi intendiamo per cultura non tanto l'ammasso delle informazioni culturali, ma un qualcosa di drammaticamente vitale per la nostra vita, io credo che è da lì che partono le cose. Dopo i momenti difficili, dopo i momenti drammatici, abbiamo visto anche dopo la guerra, no? Il rinnovamento, la rinascita dei paesi, eccetera, nasceva da delle brecce, dei tagli che avvenivano nel campo della cultura, dell'invenzione, dell'immaginazione, della precognizione. E quello è il punto, quella è la breccia, quella è la cruna, quella è la fessura da cui può passare qualcosa che non può passare da nessun'altra parte. Quindi io questo ci credo, poi non lo so che forma avrà, però dalla musica, dalla letteratura, insomma si aprono le ferite, ma si riaprono anche le possibilità della vita e del mondo.